La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Cari amici, inizio con questa frase, con questa parola, la speranza, questa domenica. Stiamo vivendo tutti forse un sogno, una realtà che mai ci saremmo nemmeno immaginato di vivere o tantomeno ci aspettavamo, forse nei film. Umanamente può subentrare lo sconforto, la sofferenza. Cristianamente abbiamo una piccola luce, la speranza. La speranza, come hanno scritto i nostri bambini nei vari disegni che stanno facendo nelle loro case, tutto andrà bene. La speranza che la nostra vita non può essere bloccata da questo periodo affannoso, triste, sembra che non abbia fine, non riusciamo nemmeno ad avere il coraggio di calcolare i giorni che mancano per arrivare al 4, il 3, il 4 aprile, quello che sia. Ecco, oggi il Vangelo ci ricorda la sete. Nella Chiesa leggeremo noi sacerdoti il Vangelo della Samaritana. Vi invito ad ascoltare la messa su Retequattro, su Rai 1, sulle varie televisioni, su Teleradio Padre Pio, TV 2000, che è la televisione dei nostri vescovi, e assistere alla Santa Messa in modo raccolto, affidandoci al Signore. La Samaritana è la donna che ha sete, va alla fonte per prendere l'acqua, ma è lei ad essere dissetata non dall'acqua liquida, ma dall'acqua di Gesù. È Gesù che fa una domanda a quella donna, è la domanda che fa a ciascuno di noi: ho sete di te. Che la sofferenza che stiamo vivendo possa essere motivo per guardarci dentro, ma soprattutto ascoltando il Vangelo, di farci fare una riflessione di un'anfora che viene lasciata, di un peso. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Forse qui è la stanchezza di Gesù, il desiderio di fermarsi come anche noi ci siamo fermati, il desiderio di mettersi a sedere per riflettere sui valori, sulla sua missione di salvare le anime. Continuo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. Gesù ha sete. La samaritana era una donna definita eretica, in quanto dopo la deportazione dell'Assiria alcuni erano rimasti in quei territori, nella Samaria, ed erano definiti eretici. Questa donna è una donna pericolosa per un ebreo, è un'eretica ed esce a mezzogiorno, strano l'orario. Si usciva a prendere l'acqua la mattina presto, a mezzogiorno in Palestina si toccano delle temperature molto alte, o la sera tardi. Questa donna, per vergogna forse, per non farsi vedere, esce a mezzogiorno. Continua. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e che colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi. L'acqua
che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zambilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua. Vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le disse, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che ti parlo. Molti samaritani di quella città credettero in lui e quando giunsero da lui lo pregarono di rimanere da loro. Ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Gesù è colui che può dare a ciascuno di noi l'acqua viva, oggi intesa come speranza. Questa donna esce a tarda mattinata, era, già ho detto, era inusuale uscire a quell'ora per la vergogna. Aveva avuto più di qualche marito, si sentiva giudicata, si sentiva non capita. E Gesù parla con questa donna. Abbiamo letto la forma breve, potete cercare di al Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, leggere tutta la forma lunga del Vangelo. Questa donna si sente giudicata da chi? Da tutti, ed esce in un'ora insolita. Gesù la aspetta, va a prendere l'acqua ed è quella donna a fare un cammino di luce, a definire Gesù il Messia, il Cristo. Credimi, o donna, sono io che ti parlo. Ecco come il Signore ci dona quest'acqua viva. Tutti abbiamo adesso il cuore spezzato, abbiamo la paura, abbiamo il terrore di essere stati colpiti, ma fidiamoci di Dio. Abbiamo la speranza nel cuore. Abbiamo che l'acqua viva che ci rincuora e ci dà il coraggio. Tra qualche giorno celebreremo San Giuseppe, il padre putativo di Gesù, colui che è riuscito a mantenere, ad avere premura per quel figlio di Dio, per Dio, sceso in terra. Premura per il Dio che gli ha dato la sua stessa vita. E Giuseppe nel silenzio più assoluto si prende cura, provvido custode della divina famiglia, di quel bambino e della sua santissima madre. Forse non si prenderà cura di ciascuno di noi? Forse che San Giuseppe possa far passare le nostre preghiere come se fossero in nulla? Sicuramente no. San Giuseppe è stato definito il patrono della Chiesa universale. È colui che ci sorregge insieme a Maria, sua sposa, e ci dà la forza di oltrepassare le difficoltà, affidandoci a lui. La samaritana si affida a Gesù, è andata a prendere l'acqua dal pozzo con un'anfora e lascia quell'anfora al pozzo per cercare di fare prima ad andare ad annunciare ai samaritani, guardate che ho trovato il Messia, che non fosse lui. Ecco, quell'anfora sono i nostri pesi, li dobbiamo lasciare ai piedi di Gesù. Dobbiamo far sì che i nostri pesi, le nostre sofferenze, il peso di questi giorni, di questo mese, sia un'offerta gradita al Signore. Vi porto ogni giorno tutti, nessuno escluso, tutti, nel mio cuore quando celebro la messa da solo nella chiesa al castello. Ogni giorno vado a celebrare la messa e affido la nostra città ai santi Cosme e Damiano, a San Giuseppe, a San Rufo, il patrono, e a San Demetrio. L'affido perché possano essere nostri intercessori per noi, per le persone anziane, per i bambini e per tutta la nostra Italia. Allora sì che possiamo avere certezza che stiamo sotto la loro protezione. Noi ci affidiamo a loro, rispettando
ciò che ci viene detto dal sindaco, dalle autorità competenti, dalle scelte dure e severe che hanno fatto. Ma questo è tutto per il nostro bene. Affidiamo anche al Signore coloro che devono decidere per noi, coloro che hanno responsabilità, perché queste responsabilità siano sempre per il nostro bene. Noi dobbiamo stare a casa, affidarci alla preghiera, non avere il peso della giornata dalla mattina alla sera e cercare di fare un sorriso. Ecco che San Giuseppe, che celebreremo tra qualche giorno, sicuramente ci verrà in soccorso. Vi ricordo che la sera di San Giuseppe sentirete suonare le campane a festa. Apparecchio, ho mandato un messaggino sul cellulare. Diremo tutti il rosario in tutta l'Italia, dal nord al sud, tutte le chiese suoneranno le campane a festa per ricordarci che il Signore non ci abbandona mai, soprattutto nelle difficoltà. Coraggio e tutto passa. Auguri a tutti i papà. Buona giornata.